Il suo medagliere è l'Isola del Tesoro, è un forziere della Banca d'Italia, l'Italia dello sport. Linda Cerruti fluttua e volteggia, recita e interpreta, raffigura e rappresenta. Il suo corpo è musica e scultura ed è soprattutto vita. Il nostro sport è un allenamento con noi stesse. Noi durante i nostri allenamenti cerchiamo di migliorare noi stesse e l'obiettivo è solamente quello, non è uno sport a cronometro o a punteggio, quindi o a gol piuttosto che a canestri, ma è uno sport di eleganza e è molto artistico. Quindi noi dobbiamo migliorare noi stesse, lavoriamo tanto sulle nostre qualità. Io in particolar modo quando nuoto il singolo lavoro semplicemente le mie qualità, cerco di migliorarle, e quando lavoriamo invece in squadra o in doppio cerchiamo di migliorare le qualità che ci mancano a noi e che hanno invece le nostre compagne. Quindi è una continua ricerca della perfezione di noi stesse, che per assurdo in realtà poi come fatti in piano vasca è una ricerca dell'imperfezione. Noi lavoriamo tantissimo con i video, guardiamo e riguardiamo continuamente i nostri esercizi per cercare l'errore e l'imperfezione, la cosa da migliorare. Anche perché dopo tanto tempo noi ci alleniamo tantissimi mesi per arrivare magari a uno o due impegni l'anno importanti. Quindi dopo tanti mesi che si prova la stessa coreografia, l'occhio tende ad abituarsi e a non vedere più l'errore. Quindi noi continuiamo a lavorare ogni giorno per cercare l'imperfezione e l'errore da migliorare. Sotto e sopra sono due sfaccettature del nostro sport che dobbiamo completamente dividere una dall'altra. Nel nostro sport sotto e sopra non può combaciare, perché la parte sott'acqua deve spingere e deve esprimere la massima forza per stare il più fuori possibile con il corpo. La parte fuori dall'acqua invece deve essere leggera, elegante, e deve esprimere tutto tranne che la forza e lo scatto, quindi deve essere proprio leggerezza, sinuosità, sincronia. Quindi dobbiamo veramente scindere le due parti e concentrarci con la parte sott'acqua a dare il massimo per stare fuori e con la parte fuori dall'acqua non far vedere la fatica e esprimere leggerezza e eleganza. È un esercizio tutto continuato, quindi la parte che sta sopra automaticamente andrà subito sotto, la parte che è sotto va sopra, e quindi è un continuo sotto sopra, prima le gambe, poi la testa, poi il corpo, quindi nonostante bisogna dividerle, bisogna anche coordinarle. Il corpo è già una squadra di per sé, sì, perché noi dobbiamo curare ogni singola parte del corpo, quindi dal piede fino veramente alla mano, ma tutto, anche ai capelli, perché poi durante la gara anche quello è importante. Il corpo è già di per sé una squadra, perché oltre a preoccuparti di tutte le parti del corpo devi coordinarle tra di loro e non è semplice. Con l'allenamento diventa quasi naturale. In allenamento ci si concentra di solito solo sulla tecnica, la cosa che viene corretta dagli allenatori è principalmente la tecnica, ma se si lascia da parte il sentimento, poi quando si arriva in gara e ci si prova a mettere il sentimento, si fa un bordello. Quindi è fondamentale cercare sempre di migliorare la parte tecnica coinvolgendo anche l'anima. Secondo me è più danza perché deve essere un balletto, una coreografia molto spettacolare. E secondo me, andando avanti con gli anni, è sempre più importante la coreografia nei nostri esercizi. D'altra parte anche nuoto, che noi spesso, forse noi italiane ancora di più, nel senso che secondo me è un nostro punto debole, ci dimentichiamo che è anche nuoto, quindi in realtà è anche una delle voci che vengono giudicate, la velocità di spostamento nella vasca. Quindi quello è principalmente nuoto, quindi
più ci si muove velocemente, più il giudizio sarà alto. È molto complicato perché danzando nell'acqua è difficile anche muoversi velocemente. È un mix di entrambe le cose, però secondo me è principalmente danza. Per me il nuoto sincronizzato è la strada verso la felicità. Io mi rendo conto che appena sto 2 giorni fuori dall'acqua mi manca proprio l'acqua, mi manca le emozioni che mi dà nuotare, ballare con la musica in acqua, quindi per me è proprio la via della felicità. In acqua è come se non ci fossero problemi, la concentrazione è solo su quello che ti fa stare bene e come fare a farlo sempre meglio e quindi a sentirti sempre meglio anche te stessa. In quei momenti il mondo è perfetto.